on continue, ecco, si continua questa trasmissione TV 8 Alpes e adesso ci interesseremo al turismo ecologico con un reportage che è stato realizzato dai nostri amici italiani. Vedrete, si parla di Ecolabel. E così, Giovanni. Sì, parliamo di Ecolabel, che è un marchio di qualità ambientale certificato dalla Comunità Europea e assegnato ad alberghi e a altre strutture ricettive che si impegnano a ridurre l'impatto sull'ambiente. In Piemonte sono 20 le aziende che l'hanno ottenuto. E noi siamo andati a visitare una di queste, un bed and breakfast a Barge, nella Valle del Po, alle pendici del Monviso. Direi di vedere il filmato e poi ne parliamo con la nostra ospite. Qui siamo nel nostro laboratorio di ceramica e abbiamo la particolarità, così, una passione che io mi porto dietro da qualche anno, ed è quella di fare la ceramica Raku. Per chi non la conosce, è una ceramica molto particolare, arriva dal medioevo giapponese ed è una tecnica appunto di lavorazione dell'argilla. Chi ha voglia, chi viene su a trovarci a tempo, insomma, per stare un po' di giorni con noi, volendo ci mettiamo lì, lavoriamo, facciamo il pane. Siamo in un contesto ambientale molto bello, siamo tra vigne e boschi. L'ospite che viene a trovarci può andare a fare delle escursioni in alta montagna, può prendere le biciclette oppure fare una passeggiata a piedi o prendere un cavallo. C'è un maneggio vicino qui da noi e quindi farsi un giro anche a cavallo. Allora, io vi racconto due cose veloci. Noi come struttura siamo, penso che l'abbiate visto sul nostro sito, anche una delle 20 strutture della Regione Piemonte che aderiscono al marchio di qualità ambientale Ecolabel, che è una certificazione della Comunità Europea che prevede alcuni standard di qualità ambientali. Noi così invitiamo i nostri ospiti un po' a seguire i nostri consigli, appunto, nel tentativo di poter minimizzare un po' l'impatto sull'ambiente. Quindi vi lascio questo semplice breve decalogo con le nostre regole, e questa invece è la guida delle strutture, bellissima guida che è stata fatta quest'anno, e quindi poi se voi volete poi fare altre visite del territorio, questa vi può essere utile, ecco. Benissimo. Va bene? Grazie. Dobbiamo fare tutti qualcosa, dobbiamo fare qualcosa verso l'ambiente che ci ospita. Per quello che ci riguarda, ci siamo impegnati a ridurre le emissioni con tre particolari impegni. Uno attraverso il riscaldamento e quindi la produzione di calore con la legna proveniente dai nostri boschi, quindi abbiamo una caldaia a legna. Poi abbiamo installato dei pannelli solari per l'acqua calda, per il solare termico, e prossimamente pensiamo di installare l'impianto solare fotovoltaico e quindi aggiungere un tassello in più. E abbiamo recuperato una sorgente d'acqua. Vi dico anche due o tre cose sulle nostre colazioni, perché rientrano un po' in quel discorso che abbiamo fatto ieri quando siete arrivati. Noi praticamente serviamo prodotti legati al territorio, quindi più possibile a chilometro zero, proprio per evitare i vari spostamenti. Quindi abbiamo succo di mirtillo dell'Achillea, qui di paesana, biologico. Tutti i prodotti che trovate appunto sulla tavola sono o biologici, marchi comunque di qualità, non confezioni monouso, queste cose qui assolutamente bandite, le nostre marmellatine che facciamo in casa. Biscotti qui della nostra panettiera, piuttosto che le tortine fatte in casa, il miele del nostro vicino qui su, quindi insomma se manca qualcosa me lo dite, buona colazione. Abbiamo fatto una proposta ai nostri ospiti che vengono a trovarci al Bosco delle Tre Cotte, quella dell'adozione della vigna, perché insomma non è sostenibile economicamente, non rende tanto da consentire appunto un'attività economica vera e propria, ma pensiamo sia importante come presidio del territorio, come ricordarci che appunto delle cose che si facevano si possono ancora fare e mantenere anche dal punto di vista paesaggistico. E quindi ai nostri ospiti proponiamo questa adozione, è una sorta di tessera amici del bosco, diamo poi a loro insomma a fine anno delle buone bottiglie di vino, possono venire in qualsiasi momento dell'anno a vedere il proprio filare come sta, c'è un filare che viene chiamato proprio col nome della persona, e poi appunto si hanno pernottamenti al Bosco delle Tre Cotte con forti sconti, quindi questo per noi, ecco, il vantaggio anche per l'ospite è concreto, oltre ad aiutarci in questo sogno. Tra gli ospiti che questi anni hanno adottato la vigna abbiamo avuto anche un regista famoso, Jean-Pierre Jeunet, che ha girato Il fantastico mondo di Amélie e Alien, insomma, e altri bei film. Ci ha fatto piacere, è venuto una notte qui l'anno scorso, ha dormito qui parlando
raccontando, come facciamo con tutti gli ospiti, cosa si fa e cosa non si fa, è saltato fuori appunto che lui faceva questo lavoro e noi gli abbiamo raccontato della vigna e lui ha deciso di adottarla, quindi è uno dei nostri sostenitori del progetto.